un commento su questa gara che possa insomma anche questo giorno. Una qualificazione meritata contro una buona squadra. Noi abbiamo giocato per 50 minuti un'ottima partita, considerando che è la prima. Abbiamo avuto forse il torto di non concretizzare alcune situazioni importanti. Poi all'inizio del secondo tempo loro hanno alzato un pochino il baricentro. Noi siamo stati un po' confusi nell'ordine difensivo con gli attaccanti, poi invece lo abbiamo fatto con più completezza e abbiamo gestito questa gara. Anche di fronte alle loro velleità, insomma, hanno provato in tutti i modi di squilibrarla questa gara, mettendo 4-5 attaccanti, però una qualificazione meritata, ripeto, contro una squadra forte, buona, solida, ma noi abbiamo dimostrato di essere superiori. Poi è venuto fuori un pareggio, ma obiettivamente potevamo anche raccogliere qualcosa in più, ma va bene così perché è importante era qualificarsi. Quindi in attesa anche di conoscere l'avversario, cosa si può correggere e migliorare eventualmente? C'è sempre da migliorare, poi è la prima dopo lungo tempo, ma io sono contento perché per 50 minuti abbiamo giocato una grande gara, pur contro vento, insomma, creando, costruendo, rimanendo sempre corti, pressando, correndo tanto. Poi è pure normale che secondo tempo si possa pensare anche un po' di gestire, di allentare i ritmi, considerando che è la prima, qualcuno può calare, è normalissimo questo, lo sapevamo già. Non c'è nessuna squadra pronta, però sono contento della partita che abbiamo fatto. Abbiamo giocato con autorevolezza, con personalità, abbiamo creato, abbiamo soltanto avuto il torto di non chiudere la contesa e poi magari sarebbe stata un'altra partita nel secondo tempo. Loro ci hanno provato in tutti i modi, onore, onore al merito a loro perché lo sapevo, io sono una squadra importante, con giocatori importanti, ma noi siamo stati solidi, concentrati, disponibili, equilibrati e propositivi. Ministro, faccio una domanda da parte dei colleghi. La preoccupa proprio questa incapacità di organizzazione, visto che dal prossimo turno il Catanzaro dovrà in qualche modo vincere per passare, insomma. Ecco, è forse questo il nero, come diceva lei, in questa partita. Nonostante, diciamo, abbia dei giocatori che sono giocatori, insomma. Il regolamento è questo, adesso recupereremo anche Bianchi Mano, ci sono 5 giorni di tempo, 4 giorni di tempo per preparare questa partita, vedremo chi affronteremo, sappiamo, le parti cambiano, faremo un po' quello che ha fatto il Teramo stasera, mi auguro con migliore fortuna e con una prestazione ancora più autorevole, ancora più giudiziosa e migliore possibilmente ancora di quella di stasera.